Festa consueta della Liberazione, oggi 25 aprile 2019, 74° anniversario, ripeto, della Liberazione dell'Italia. Festa dunque nazionale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, ha deposto, pensate, una corona all'altare della patria. Presenti tutte le più alte cariche dello Stato, a partire da Virginia Raggi, attuale sindaco di Roma, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Dopo la deposizione della corona di alloro, Mattarella si reca al Vittorio Veneto, città decorata della medaglia d'oro al valore, per rendere omaggio al monumento ai caduti. Interverrà quindi nella cerimonia di tipo celebrativo nel teatro Lorenzo da Ponte. Che cosa avrebbe detto Matteo Salvini, attuale ministro dell'interno italiano? Avrebbe detto le seguenti parole, leggiamo insieme. Non è solo la festa dei comunisti, mi aspetto rispetto. Mi amo l'Italia del lavoro, della pace, della libertà, del benessere, quella del 25 aprile, quella che affronta i problemi e vuole togliere le paure agli italiani. Invece così avrebbe twittato il presidente della Regione Lazio, Zingaretti. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, invece è atteso alle Fosse Ardeatine, 2000 partecipanti, attese al corteo dell'Ampi, che sfilerà da Largo Bompiani a Piazza Ostiense, mentre 1000 dovranno partecipare alla manifestazione antifascista da Piazza delle Camelie a Villa Gordiani. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, esimio utenti di YouTube. Iscrivetevi se vi va, commentate al prossimo video e una buona giornata a voi e buon 25 aprile.